su un tema della cultura italiana mai indagato finora, cioè la caricatura, quindi da Adriano Cecioni a Quinto Grimaldi, 100 anni di cultura caricaturale italiana. La maggioranza delle opere sono inedite, quindi sono da collezioni private e mai viste e rientreranno in collezioni private, e la mostra è singolare per il numero di pezzi, oltre 170 tra sculture, disegni, terracotte, bronzi, gessi, dipinti. Alcuni grossi nuclei riguardano anche la nostra storia recente. La prima repubblica fallocratica con le caricature di Andreotti, Berlinguer, Nilde Iotti, lo stesso Napolitano, quindi anche molto, molto vicini a noi e molto a noi presenti nella memoria. Si parte da Adriano Cecioni, per cui dal 1870 circa, per arrivare al 1980, inizio anni 90, c'è una caricatura addirittura di Di Pietro, giovane magistrato, urlante, in Tangentopoli, che risulta abbastanza divertente. Quindi è un secolo vero, un secolo intero, con molte singolarità. Perché queste opere non sono mai viste fino adesso? Mai viste le opere poiché erano in collezione privata, nessuno le ha mai studiate. Normalmente si pensa che la caricatura sia appannaggio dei pittori e dei disegnatori. In realtà anche gli scultori hanno fatto molte caricature. L'unico che viene ricordato è Adriano Cecioni in ambito macchiaiolo e tutti pensano possa essere un unicum che non abbia proseguo, in realtà quel filone continua per tutto il secolo successivo fino ad arrivare ai nostri giorni. Che porta la propria istituzione, cioè il Cassero per la scultura dell'8 e del Novecento, a questo punto su livelli nazionali, quindi non solo mostre come abbiamo fatto per l'intero Valdarno in provincia di Arezzo, ma anche per la regione Toscana e per la Valenza, quindi nazionale di questa mostra, mostra di una caricatura, di analisi anche di momenti sociali e soprattutto anche di presenza quindi politica all'interno di un'istituzione come quella del Cassero che vuol presentare scultura, ma vuol presentare anche arte e cultura molto vicino alla nostra società. Quindi un invito a essere presenti perché all'interno del Cassero della città di Montevarchi potremo vedere satira, ma potremo vedere anche valenza culturale in queste sculture e sono anche molto belle. Importante è stata una sinergia che si è creata tra il Museo del Cassero per la Scultura, il direttore Alfonso Panzetta, l'Associazione Amici del Cassero e una serie di collaborazioni virtuose, dalla Fondazione Carnevale di Viareggio all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, alla Unipol, realtà che cercano di legare enti locali, fondazioni e società civile per creare degli eventi che portano cultura e turismo.
una mostra importante e significativa che rafforza anche questo ruolo di ricerca e di documentazione della Cassa per la Scultura e credo che potrà andare avanti anche nei prossimi anni. L'altra particolarità è che avremo un doppio biglietto, un'altra mostra al Cassa di Stella Battaglia e sarà interessante vedere quanto ci sarà l'incremento, ci auguriamo che sia molto numeroso, di visite al museo dei nostri concittadini e dei turisti. Progetto del Cassero, del centro di documentazione del Cassero, professor Panzetta. Noi, l'associazione è nata per sostenere i progetti del Cassero e quindi ci siamo mossi in questo senso. Poi, originale, una cosa mai affrontata, una mostra che anche nella contingenza è perfetta perché la satira in questo momento è stata anche il grande tramite della campagna elettorale recente sulle elezioni politiche e guarda caso c'è proprio una sezione interamente dedicata alla politica, quella che ci ha regalato in maniera straordinaria Quinto Germandi, canzonando quello che è stata la prima repubblica, fra virgolette, fallocratica dell'Italia. Quindi questo ci ha dato la possibilità di metterci in moto, di trovare le risorse necessarie, le sinergie, i rapporti che ci hanno consentito di mettere in allestimento ben 170 opere, di cui larga parte inedite, e che apriranno sicuramente un fronte su un settore dell'arte mai studiato in tutti questi anni e che dobbiamo dire sarà sviluppatissimo nei prossimi periodi. Già in fase di stampa del catalogo ci avevano segnalato altre opere che naturalmente saranno riprese e magari fortunatamente studiate finalmente dalla comunità scientifica che si occupa di arte. L'associazione è nata per sostenere il Cassero, questo straordinario progetto sulla scultura fra 8 e 900 in Italia, perché un po' si rivede la città di Montevarchi, dove ha sede l'associazione, proprio in questo periodo autori, le commissioni che arrivavano agli artisti fra 8 e 900 e ce lo siamo sentiti nostro questo progetto fin da subito. Questo ci ha significato che era giusto riunirsi, che era giusto supportare l'azione scientifica che viene fatta quotidianamente sulla questa tematica e dobbiamo essere sinceri, un grande ringraziamento va al professor Panzetta che è l'ideatore di questo progetto e che è riuscito in breve tempo a coinvolgerci, a metterci insieme e siamo tutti pronti adesso a scendere in campo in qualsiasi occasione per sostenere questa attività. Sono la nipote di Umberto Tirelli e il nonno l'ho conosciuto pochissimo perché avevo 4 anni, però i miei grandi ricordi sono mio padre che continuamente me ne parlava. Poi la casa stessa è piena di suoi ricordi, dal giardino alle case, tutto è istoriato con le sue cose. E perciò i ricordi sono grandi, così come tutta la documentazione storica che abbiamo trovato. E dalla documentazione storica che ho trovato sono riuscita a portarlo a diverse manifestazioni. Quella che lui aveva nel cuore era poterlo portare al Teatro La Scala a Milano. Da scritti suoi che ho trovato e con l'aiuto di mio papà siamo riusciti a racimolare tutto il suo materiale, soprattutto le sue teste di legno, che lui ha fatto questa grande raccolta di burattini fatti da lui in cartapesta. Per lui l'arte era quasi tutta svolta col teatro, la sua vita era il teatro, tutto ciò che lui faceva nella caricatura era svolta al teatro, e perciò i suoi burattini, il grande teatro che ha fatto a Rubira nel suo paese dove ha vissuto per tanto tempo in provincia di Reggio Emilia, ha costruito un teatro
e dove lui faceva le sue rappresentazioni. Le sue sculture sono nate nell'età verso il dunque, nonno nel 14, 13-14, lui ha cominciato a plasmare le sue prime statue, poi ha fatto i suoi primi lavori nel suo giardino a casa, dove a casa abbiamo tantissime sue opere, che tutte in caricatura e che riprendono i vari personaggi storici, soprattutto Modena dove lui ha vissuto, e i personaggi modenesi più in vista lui li ha tutti messi in caricatura. Il suo studio, che è ancora presente, è pieno delle sue sculture. E veniva chiamato il terrore un po' di Modena, perché dove lui arrivava, o con lo schizzo o con la matita o con la terracotta, lui preparava tutto quanto e metteva in caricatura.